Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova top 10 dei 10 migliori terzini della Serie A 2016-2017. Non i più forti, bensì i migliori, quelli che si sono secondo me comportati meglio. Io vi ricordo velocemente che l'11 giugno sarò al ristorante Le Streghe per vedere Italia-Lecce. Stai quindi per chi vorrà incontrare me, il Gabbone, il buon Fabio, Federico Marconi, Alfreds, Gualt, Yes, Harry Music. Ci saremo veramente Rubino, ci saremo veramente tutti. Quindi per chi volesse incontrarci può venire, vi dico il numero 06 7674 777, ci trovate qua, stiamo insieme, si paga 15 euro al menù pizza, 25 euro al menù pasta, decidete voi, ingresso alle ore 19, via Tuscolana 643, se vi divertimo, stiamo insieme. Detto ciò vi ricordo che se lasciate una bordata di mi piace qui sotto, uscirà prossimamente un video delle migliori 10 centrocampisti della Serie 2016-2017, fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate di questo video e noi partiamo subito. Rispoli si merita assolutamente la nomination. Da solo fa il massimo per salvare un Palermo in scatafascio. Segna abbastanza, spinge sulla fascia ed è l'unico con le palle in uno spogliatoio scazzato. Merita un'ultima chance in Serie A. 9. Ghoulam. Finisce in top 10, ma quest'anno fa decisamente troppi errori. Distrazioni stupide o faziosità inutili gli costano caro. Comunque quando è in giornata spinge che è una meraviglia. 8. D'Ambrosio. Non perché è D'Ambrosio che non può finire in top 10. Fra la cozzaglia di scarsi terzini nerazzurri si salva solo lui, nell'anno di una convocazione del Fido Ventura in nazionale. 7. Dani Alves. Per favore, evitate di dire tutti che ha fatto una stagione della Madonna. In Champions è stato il miglior terzino senza dubbio, ma in campionato ha fatto peggio. Girone è andata pessimo, ritorno molto buono. Secondo me di media chiude settimo e non di più. 6. Zappacosta. Nonostante un Toro ampiamente sotto le aspettative, lui è riuscito a ritagliarsi uno spazio costante fra i migliori della Serie A. Di anno in anno migliora sempre di più e l'anno prossimo sarà super osservato per i 23 al Mondiale. 5. Spinazzola. Non mi ci voglio affidare in toto, ma quest'anno merita la top 5. La Juve lo presta da una vita e non è mai esploso. Ora non so se è stato l'effetto Atalanta che ha spedito quasi tutti i giocatori della Dea nella top 10, però i giocatori della Dea quest'anno hanno fatto bene e so che quest'anno la sua stagione è stata sublime. 4. Isai. Il terzino napoletano ha disputato una stagione di altissimo livello. Ghoulam l'ho lasciato fuori obbligatoriamente perché ha fatto troppi errori, ma lui per corsa, costanza e precisione c'entra di diritto. Da sorpresa all'Empoli è passato a terzino buonissimo l'anno scorso e ottimo quest'anno. L'anno prossimo ci si aspetta almeno il podio. 3. Palmieri. A inizio anno gli auguravo di andare a farsi fottere, ma Emerson è cambiato drasticamente, diventando il terzo miglior terzino della Serie A. Ricorda tantissimo Cafu sulla fascia, non si ferma mai, corre, sbaglia niente e c'ha pure la pezza da fuori. 2. Conti. Alla consacrazione ufficiale mi condisce la miriade di assist con ben 8 gol che sono valsi un sacco di punti. È pronto per una big. 1. Alexandro. Ve lo assicura chi l'aveva al fantacalcio, mai sotto al 7. Forse sono di parte perché amo questo giocatore, ma la sua fase offensiva e difensiva non le ha nessuno in Italia e poca gente al mondo. Detto questo ragazzi, fatemi sapere qui sotto ovviamente che cosa ne pensate. Io qui sotto vi lascio anche il link del Messo 2.0 che a prendere schedine è un fenomeno. Vi ricordo bordata di like per i migliori 10 centrocampisti della Serie A stagione 2016-2017. Vi ringrazio per la visione, boccia la lala e ci vediamo come sempre ad un prossimo video.